Buongiorno e buona settimana a tutti voi, cari amici, miei sostenitori e appassionati del canale Deluxe. Oggi parliamo, come si vede dall'immagine di copertina del video, del grande folletto di San Diego, Mr. 619 Re Mysterio, che per me era già considerato comunque una leggenda. Ma ora lo è ufficialmente perché nella puntata di venerdì di Friday Night SmackDown c'è stato l'annuncio ufficiale appunto della prima introduzione per la cerimonia della Hall of Fame, l'Arca della Gloria delle Leggende, appunto di Re Mysterio. Re Mysterio, che voglio dedicare qualche minuto a lui quest'oggi. Veramente ci ha regalato e continua a regalarci tantissime emozioni e capovolgimenti di fronte nelle rivalità, non ultimo anche se il suo degnissimo avversario di allora, ovvero Eddie Guerrero, ormai sono un bel po' di anni che non c'è più, ci ha lasciato. Comunque, appunto, non ci dimenticheremo mai delle sue sfide contro Eddie. Eddie gli ha lasciato una grande eredità che si chiama Dominic, ovvero suo vero figlio, che attualmente ricopre un ruolo importantissimo nella stable del Judgment Day e ad esclusione di clamorosi capovolgimenti di fronte dovrebbe collidere in quel di WrestleMania l'1 e 2 aprile, ovviamente da capire quando, se nella prima o nella seconda serata, proprio contro Rey Mysterio in uno scontro tra titani, ovvero tra Re, colui che è stato un amico di vita e quant'altro insieme ad Eddie, e Dominic, che è stato anche sul piatto della bilancia in una famosa sfida nei primi anni 2000, credo a SummerSlam, se non mi ricordo male, in cui si appunto stabiliva tramite un accordo in valigetta chi dovesse avere la cautela allora di Rey o Dominic, appunto tra lo stesso folletto di San Diego e di Guerrero. Che dire, un premio molto meritato, anzi meritatissimo. Io penso che Rey può essere sicuramente già ora e lo è già esempio per i più giovani. Ovviamente lui essendo un messicano, diciamo c'è questo discorso importantissimo della nuova maschera, è un segno distintivo fondamentale, super fondamentale. Che dire, ci prepariamo, ci stiamo preparando al cammino, alla Road to WrestleMania. Questa notte passata c'è stato, per quanto riguarda la WWE, anche il super show al Madison Square Garden di New York, nonostante in concomitanza vi era la notte degli Oscar. Non so se a Los Angeles, non mi voglio sbagliare. Comunque, che dire, a proposito di Hall of Fame, si dice in giro che potrebbe aggiungersi tra i vari nomi anche quello di Animal Battista, altro personaggio importantissimo con grandissima rivalità al suo cospetto, soprattutto contro Triple H, o meglio l'Evolution. Bene, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti e mi raccomando, sempre Buyaka Buyaka 619, viva la WWE, ovviamente faremo un video anche per WrestleMania. E niente, ci vediamo alla prossima e facciamo i buoni. Ciao!